la visita segnale di Matteo. Allora, intanto buonasera a tutti, e grazie a Dio che sono Mario Milotto, sono presidente di Orienta. Mi era chiesto che ci preparo, mi ha detto va bene. Sì, sì, sì. Mi ha chiesto che la collaborazione mia e dei miei amici del grande Nino, che lavora parecchio per questo sito qui, un attimo come associazione sempre innamorata, piove, tutto quanto contiene le storie, qualsiasi, eccetera. E questo è uno dei siti più belli, più grandi, più ben grande si vede, no? Ma anche più belli e più validi dal punto di vista storico e benefico. Avanti, avanti, se no là non sentite niente. Ma se mettiamo in mezzo, mettiamo in mezzo. Prego, prego. Ecco, attenzione ai soprammobili vari, eccetera. Che dice meglio di chi parla di italiano. Ok, allora noi adesso vediamo la villa così, è un po' sguarnita, no? Se abbiamo in mente le ville venete, ci vengono in mente grandi arasti, ci vengono in mente grandi stucchi, grandi lampadari, eccetera, eccetera. Purtroppo c'era tutto questo qui dentro, ma la villa che noi a Piove chiamiamo palazzo ha avuto vicissitudini incredibili. Sorge alla metà del 600, non si chiama Palazzo Friuli, non nasce come Palazzo Friuli, ma nasce come Palazzo Stazio, e questa è una scoperta che abbiamo fatto noi come associazione. E chi è questo Stazio? È stato difficilissimo da capire, tant'è vero che abbiamo messo a disposizione una borsa di studio di una certa entità a una dottoressa neolaureata, molto particolarmente dotata per le ricerche storiche, è andata a finire in Svizzera per capire appunto da dove salta fuori questa villa che non si riusciva, perché nelle storie delle famiglie di Venezia non risultava che i Friuli avessero delle proprietà qui a Piove, e quindi si è dovuto fare una ricerca molto, molto lunga, e si è capito che la villa nasce a metà del 600 come Villa Stazio. E chi era? Questo è stato veramente un grosso mistero che per fortuna con un po' di tempo, ma tempo si intende qualche anno di studi, è stato capito. È stato capito perché dopo lo vedremo anche dal vero, nel fastidio che c'è sopra la porta di ingresso della chiesetta, c'è la dedicazione della chiesa, la chiesa è intitolata alla Madonna della Salute, quella che si festeggia di novembre, e a Sant'Andrea, apostolo, Santa Elisabetta e Santa Elisabetta è nata da Santa Lucia. E quindi, una volta che sono stati messi questi nomi fuori, era molto facile capire che dovevano essere i nomi in qualche modo dei proprietari, da lì non si scappa. Con successivi studi è stato capito che questa gente veniva dalla Svizzera, quella che adesso noi chiamiamo Svizzera, allora non era Svizzera, era l'Alta Lombardia praticamente, no? Ecco, non era certo Venezia, diciamo che faceva parte del Ducato di Milano, Però la Repubblica di Venezia era molto più importante del Ducato di Milano, e quindi tutti avevano una preferenza veramente spiccata e assoluta verso l'Adriatico, che si dava una volta, e Venezia, perché Venezia era la capitale del vivere, della ricchezza, dell'arte e anche della fama, ecco, perché a Venezia come stato sovrano aveva via vai di ambasciatori, quindi rapporti con tutti gli stati d'Europa, pensiamo un po' appunto non solo agli staterelli italiani, ma pensiamo appunto anche ai rapporti con la Francia, ai rapporti con il Regno di Francia, appunto, rapporti con l'impero austriaco, con l'impero dell'Inghilterra, quindi veramente Spagna, del Portogallo, quindi voglio dire, tutto
tutto il mondo che portava era rappresentato anche da Venezia tramite appunto gli ambasciatori, e quindi anche c'era il bel mondo qui vicino. E quindi poi c'è stato un altro fatto molto importante che ha influito enormemente sul fatto che questi stazio si collegassero a Venezia, il fatto della guerra di Morea, la guerra di Candia. Sappiamo tutti che ci sono state diverse guerre tra Venezia e l'impero ottomano, diciamo, no? Nella prima metà del 600 c'è stata questa guerra di Morea, dove Venezia si è veramente, non dico sfasciata come stato, ma dissanguata senz'altro. Ecco, allora spero un sacco di tempo a fare questa guerra, però che non va avanti. E poi un'altra grossa realtà è che tanti proprio nobili di Venezia sono morti durante questa guerra. Quindi Venezia si è trovata senza soldi a un certo punto e anche senza uomini di comando. Allora cosa ha fatto? Venezia ha avuto proprio una intuizione geniale e anche un senso affaristico molto, molto concreto. Ha aperto il cosiddetto Libro d'Oro, l'ha riaperto, che era stato quindi chi voleva iscriversi alla nobiltà, a un certo punto nel 1200 c'è stata la serata del Gran Consiglio che ha detto i nobili questi vanno. Però la necessità ha fatto sì che alla metà del 600 Venezia decidesse di riaprire il Libro d'Oro. Per cui chi aveva soldi si è iscritto, ma non pochi soldi, tanti soldi. Fate conto che per far parte ancora della nobiltà veneziana e con tutto quello che conseguiva, si doveva spostare 100.000 fiorini d'oro, vale dire 10 milioni di euro odierni. 10 milioni di euro per essere iscritti alla nobiltà. E voler dire io sono conte, io sono nobiluomo, eccetera. Quindi veramente non era la volontà di tanti. Però Venezia ha scavalcato questa grandissima difficoltà. E gli stazio della Svizzera hanno praticato questa funzione e sono diventati nobili. Sono diventati nobili di Venezia. Il capo famiglia di questa famiglia Stazio, quindi il nuovo nobile, eccetera, invece era un Rustegon di prima categoria, tanto è vero che è stato trovato, sono stati trovati degli appunti in cui si diceva che era un uomo ruvido, che però gli schei ho fatto diventare nobile, annotazioni proprio che fanno un po' sorridere, però sono vere, se sono state trovate. E ha cominciato a costruire, comprato un immobile qui piccolino, no? Con un bel appezzamento di terreno sia da questa parte sia dall'altra parte della strada dove c'è il Valini adesso. E non è riuscito a vedere realizzato il suo grande sogno di avere una villa in campagna, perché ovviamente aveva il suo palazzo in città, ma aveva provveduto a comprare tantissimi mattoni, tantissime tavole, tantissimi travi, coppi, eccetera, eccetera. Insomma, era tutto pronto e morto. Nel testamento che ha lasciato, ha obbligato la moglie a fare il lavoro, il figlio a non avere neanche il premio, cioè la sua parte di eredità, se non lasciava che la mamma finisse. E quindi tutti erano obbligati a finire. Ha chiamato proprio anche come garanti di questo fatto l'arcipreste di Piove, quindi vuol dire che c'era un grosso rapporto anche con l'uomo di Piove, il rettore del convento di San Francesco. Rettore del convento di San Francesco e altri due suoi compari di Venezia, quindi proprio come testimone da essere fatto tutto così a buona situazione, evidentemente fatto un po' del genere, no? Ecco.
è andato fatto tutto così, proprio come ha voluto lui. Quindi questo grandissimo fabbricato, le due barchesse che sono sorte, eccetera, poi l'oratorio, sono sorte appunto in seguito a questa grossissima volontà di questo Andrea Stazio, che però aveva un figlio maschio e due figlie femmine. Il figlio maschio si è sposato ma ha avuto femmine, per cui anche lui, ovviamente grandemente innamorato della sua creatura, che era creatura del suo papà, sì, come inizio, ma soprattutto sua, ecco, ha deciso che, anche qui un altro obbligo che ha influito molto sulle storie di questo palazzo, ha detto che obbligava il genero successivo, visto che non aveva lui figli maschi, quindi non poteva trasmettere il nome Stazio, la prima figlia, che si chiamava Elisabetta, quindi ecco il nome che è stata fuori lì da sopra la chiesa, e il genero, che era un Friuli, allora Friuli di Venezia, chiamasse i suoi figli non solo Priuli, perché era diritto loro di chiamarsi Priuli, ma Priuli Stazio. Quindi è stata fondata una nuova dinastia, Priuli Stazio. E quindi sto palazzo qua si chiama Palazzo Priuli Stazio. Per brevità viene chiamato Palazzo Priuli. In realtà invece si chiama Palazzo Priuli Stazio. Questo è il suo nome e cognome. A cosa è servita questa grandissima costruzione qua? E prima di tutto ad amministrare i grandi poteri agricoli che la famiglia aveva lì in zona, ma non solo qua, era dappertutto, fino a Ferrara, fino a Copparo, fino non vi parlo di Ancona, di paesi di Mito, di Davanti, proprio lontani. Questo era il centro amministrativo di una grandissima proprietà. E qui c'era ovviamente il fattore, cioè l'amministratore, che ovviamente era controllato dal padrone di casa. Diciamo che una delle cose non proprio belle che è toccata a questo palazzo qua è stato questo cambio continuo di cognome. Ecco, il palazzo Priuli sì, però dopo un paio di generazioni cambiava nome del proprietario, non era più Priuli Stazio, era qualcun altro. È successo 3 o 4 volte, ecco. E per cui i proprietari nel tempo non sono più stati Priuli Stazio, sono stati con altro nome, ecco. Ma è continuato a essere tutto governato qua. Le bellezze che di solito si vedono nelle ville venete, cioè i quadri, gli stucchi, le sovrapporte, i mobili, vabbè, quelli vanno tutti subito secondo le difficoltà, eccetera, no? Ecco, non ci sono qua, perché la grande preoccupazione dei proprietari, soprattutto i primi, i secondi, cioè il Priuli, gli Stazio e il Priuli Stazio, era rivolto al collezionismo, che è stato un fenomeno culturale grandissimo, che ha riunito tesori di tutte le provenienze, di tutti gli artisti, eccetera, no? Ecco, le famose raccolte che si praticavano nel 6 e nel 700. Quindi qua dentro c'erano tantissimi quadri, tantissimi libri, ma addirittura il quarto piano è servito, noi non andremo nel quarto piano, il terzo piano lo chiamiamo più sopra, ma serviva solo da deposito e da esposizione delle collezioni. Pensate che c'era qualcosa come 140 miniature, sapete che lo sono le miniature, no? Cioè quei disegni medievali, no? Tutti colorati con l'oro applicato, eccetera, che valgono una fortuna, un foglietto così. Beh, 140 ne aveva, no? In altre occasioni qui dietro c'era addirittura una statua del Donatello, quindi robe strabilianti, quadri enormi appesi alle pareti. Come associazione siamo riusciti a risalire appunto a queste quantità enormi di opere da parte, e abbiamo fotografate nel nostro libro, che se volete lo trovate lì fuori, abbiamo un pacchetto, la tavola rotonda che c'è lì sotto la battessa, ecco. Perché gli studi qua sono durati 10 anni prima di fare il libro, okay.
E cosa, come era strutturato dentro qua? Allora, beh, il palazzo è sempre stato così. Col tempo si sono aggiunte le due marchesse, prima quella a sud e poi quella a nord. Quella a sud serviva da stalla, questa a nord serviva da cantina e anche foresteria, eccetera, eccetera. Ovviamente sopra c'era la grande sala da pranzo, sala da ballo, qui ovviamente c'erano tutti i salotti, e c'era la chiesetta e poi uno dei grandi pregi delle ville venete, cioè il giardino. Il giardino però no. Il giardino dov'è però? Non era questo che vediamo qua, Il giardino era dopo le statue, date un'occhiata, dopo le statue, per mezzo chilometro, il giardino lungo mezzo chilometro, dopo le statue. Quindi era lo stupore generale di tutto il quartiere, ma anche di tutti gli ospiti che passavano di qua, era appunto vedere questo grande palazzo così, che adesso noi vediamo quasi sempre chiuso, no? Con delle aperture nelle mura che raccordano le marchesse con il palazzo, grandi finestroni inferriati così, i due grandi portoni delle marchesse, anche quelli aperti in ferro battuto, e ovviamente non c'era il muro che c'è lì che chiude la proprietà, no? Quindi dalla strada si vedeva questo grande panorama che andava avanti o mezzo chilometro al di là delle strade. Okay? Quindi dobbiamo fare anche avere uno sforzo di immaginazione e capire come era allora questo palazzo. C'è una roba grandiosa, grandiosa. Però purtroppo la storia non è sempre andata liscia. Ci sono stati dei fatti terribili, terribili. E a volte dovuti alla proprietà, a volte dovuti alla trascuratezza. Uno degli ultimi abitanti, diciamo il penultimo, ecco, era qui, ha abitato gente di grandissima importanza. Per esempio Antonio Canova, tanto per dire, no? Ecco, è stato ospite qua, lo scultore Antonio Canova, una delle proprietarie è servita da modello a Antonio Canova per fare il sepolcro di Clemente XIII nella Basilica di San Pietro. Nella Basilica di San Pietro c'è la tomba di Clemente XIII, e una delle figure rappresenta la religione. Ecco, a fare la modella a questa statua che raffigura la religione era una delle proprietarie qua. Quindi erano in grandissima amicizia. Poi la stessa si è fatta fare si è fatta dipingere dall'Angelica Kaufmann, che è stata una grande pittrice della fine del 700, fine 800, quindi persone di altissimo rango. Si facevano concerti di grandissima, dentro qua dove siamo adesso, no? Di altissimo valore. C'era un grande violoncellista, diciamo uno dei più grandi violoncellisti esistenti alla fine del 600, che ha suonato dentro qua ed è ricordato ancora nei testamenti, che aveva addirittura il soscaglio apposta, proprio lo dicono proprio il soscaglio. Negli inventari che sono stati fatti per questa villa si elencano quadri per 140 copie, come dicevo prima, statue, collezioni di spade, collezioni enormi di gioielli, enormi topazi, rubini, diamanti tagliati a brillante, insomma, di tutto, sfondate schede. E dopo tra la prima e la seconda guerra mondiale, durante la prima guerra mondiale è servito il palazzo come ospedale militare. Quindi pensate un po' cosa c'era dentro qua. Allora, tutta la roba, mobili, quadri, eccetera, tutto portato dentro le marchesse oppure messo sopra nel terzo piano, no? Ecco. E qua, quindi qua non c'era niente, c'erano soldati, ogni tanto i proprietari trovano ancora il giardino, forchette, gavette, ok? Suppellettili dei militari che hanno dormito qua, che sono stati curati qua. E uno dei proprietari, dicevo, è Monte Ascanio di Brazzà,
a un certo punto ha deciso di disfarsi del palazzo e ha cominciato a portare via i quadri, i mobili, le statue, ha disfatto il giardino, ha tagliato il grandissimo viale che c'era di Carpini, no? E la sovrintendenza ha cominciato a dire: ma cavolo, cosa stai facendo qua? Cioè, queste cose qua non si fanno? No, tu sei proprietario, sì, ma sei proprietario di un bene che è anche vincolato e tu lo devi rispettare. Quello che se vuoi dire che facesse tutti, devi dire la verità. E ora purtroppo la piove che il video fa e gli anche il video tutti non lo fa e non vado più di là se no. Ok, ecco, ha portato via le statue, i carabinieri hanno inseguito i mezzi che trasportavano le statue, quindi è stata una violenza, oltre che al luogo, una violenza anche alla legge, insomma, e ne ha combinato il tipo, era un nobile principe, insomma, era per tutti, insomma. Però a un certo punto è riuscito a vendere, ha comprato un signore da Sant'Angelo, ok? Un altro stinco del santo, anche quello. Cosa ha fatto quel signore lì? Ha cominciato a demolire la barchessa di qua. Infatti, se voi fate caso, la barchessa di qua ha un jardin e si vede che c'è stato un tampollamento, nel senso che è stata ricostruita. A un certo punto però addirittura una notte di luglio stranamente è cominciato un incendio al terzo piano sotto il tetto, okay? E là si è sfondato tutto fino a qua. Okay, ecco. Quindi eventuali altre, ma c'erano numerose tracce di decorazioni eccetera, sono state perse appunto durante questo incendio. Ecco, e siamo nel 1940, no? Siamo nel 1940, okay. Ecco, proprio poco prima della guerra. Nel 1941 l'Italia entra in guerra, allarmatissima la sovrintendenza, che era già allarmata molto dalla faccenda che il vecchio proprietario portava via di tutto, eccetera, senza rispetto, no? Ha fermato tutto, no, ha chiamato i carabinieri, eccetera, l'incendio è stato domato. C'è stato un accordo fortunato tra il comune e la sovrintendenza, proprio perché qui volevano tenerlo in piedi questo palazzo, non buttarlo giù come voleva questo tizio da Sant'Angelo di Piove. No. Ecco. Come? Se compra il libro lo sa, io non l'ho visto. Ok. Ecco. Beh, insomma si chiamava Tommaso Ferini. Come? Sì, beh, ovviamente è morto. Sì, no, ma perché dico conosco un altro Tommaso Ferri che però in Italia sono allora cosa succede? Che la sovrintendenza, evidentemente gli era una persona molto in gamba e con un grandissimo rispetto delle cose d'arte, storiche, eccetera, eccetera, è riuscito a farsi dare soldi dal ministero in piena guerra per ricostruire il palazzo. In due tranche e hanno fatto quello che vediamo adesso. Okay? Allora ci sono tante cose che appartengono alla storia, ma tante cose che appartengono appunto ai nostri ultimi decenni qua. Poi qui durante l'ultima guerra il palazzo è stato usato, forse c'è una cosa che è interessante anche questa. I più vecchi, no, forse qualcuno avrà sentito nominare dei nomi dei vivi del cinema muto. Ma sapete che c'è stato il cinema muto, no? Ecco, due degli attori più importanti del cinema muto italiano erano Osvaldo Valenti e Luisa Ferida. Si dovrebbe dire Ferida, no? Ma veniva chiamata almeno qua a Piove Luisa Ferida. Ecco, questi due erano amanti anche, e lei era incinta. Sono venuti a Piove nel cinema Politeama per presentare un loro film muto. Mio padre era presente a quella rappresentazione, tra l'altro lì cacciavate un sacco di tosi, perché c'era stato tutto il discorso di Badoglio, quindi la resa dell'Italia, eccetera, eccetera. I tedeschi gli hanno picchiati un sacco, eccetera, eccetera, portati via, qualcuno è tornato, qualcuno invece per fortuna è riuscito a scappare. I due hanno avuto qua.
sono stati ospiti qua, poi sono stati anche uccisi dai partigiani, perché mi direi la mente in comune di là, sono andati a venire malamente così, insomma. Poi diciamo che qui, allora, voi vedete che c'è un mascherone da sopra, no? Purtroppo è rimasto poco, no? Perché sopra le porte c'erano le sovraporte, tutte quante a stucco, con dei quadri dentro, sia di qua che di là, quindi era tutto ben guardito questo palazzo, no? Adesso faremo un diretto sopra, però vi farò una raccomandazione. Siccome quello è il dio Bacco, vedete che ha il grappolo di bulba sulla testa, no? È il dio delle feste, e quindi si facevano le feste, e quindi a sovrintendere le feste c'era il dio Bacco. Fuori però, lo vedremo dopo, c'è il dio Nettuno sopra il portone d'ingresso. Adesso andremo su, però fate attenzione, perché una volta erano più piccole e minori, avevano i piedi più piccoli, quindi le scale sono corte, l'alzata è come le nostre, ma la pedata è corta, quindi state attenti, soprattutto a scendere. Andiamo su. Avanti, non fermatevi sulla porta, se no non riusciamo più a fare entrare. Prego, avanti. 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 Ecco, voi sentite che balla il pavimento, niente paura, le travature hanno solo neanche un secolo, praticamente, no, hanno 80 anni, quindi niente paura. I palazzi veneziani sono tutti fatti così, anzi qui c'è il legno che copre, no, la travatura. A Venezia c'è invece il terrazzo veneziano, perché non ha più, qui nessuna paura, solo che le vibrazioni sono tutte previste. Allora avete visto che giù la scala si divide in due, no? È la famosa scala Denaglia, si chiama, sono le due cose che si congiungono. E quello che vediamo qui, diciamo, è tutto dovuto alla ricostruzione degli anni 40, quindi il soffitto è così a vista, non si sa se fosse a vista o se fosse sì, perché ci sono appunto ancora qui dentelli là che sostengono le travature, ma anche forse no. Le porte sono tutte dell'Ottocento, del Novecento. Dobbiamo immaginare quello che adesso purtroppo non c'è, quindi grandissimi quadri alle pareti, tutte le porte con sovraporte a stucco con quadri dentro, ovviamente la Badalia veneziana, ecco, è un nome però tutto scritto, che è molto bello, però non è per niente. Però ovviamente, e meno male che i proprietari sono gente del posto, che capisce la qualità di questo posto e sono innamorati e lo tengono temporaneamente, perché in questa età non erano noi vediamo allora lì le due piatti di Godra che raffigurano altre due teste della vittima. Quella è Venere, no, Apollo, cioè Venere e Marte sono Carte. Venere e Marte, perché diciamo Venere? Perché ha una rosellina in testa, ecco la dea Venere che ha sempre la rosellina in testa.
testa. Da qui noi, se ci fosse anche una briciola via aperta, avremmo la statua che c'è lì da Vivarini, no? Sappiamo tutti la società. Ok, in fila della strada c'è un'esedra con una statua a mezza china così, ecco, dove aveva un grande globo in testa che raffigurava Atlante. Perché essendo ora di un'altra proprietà è stata in qualche modo recintata e quasi sembra quasi prigioniera. In realtà invece chi arrivava qui, l'ospite importante che arrivava da Venezia qui, era circondato da bellezza, ok? Ecco, non c'era certo la ringhiera di ferro che divide la proprietà, però è inutile parlare con gente che non ragiona, e quindi la proprietà fa così. Da lì si vedrebbe appunto questo, di qua invece si vedrebbe il grande giardino, mezzo chilometro di giardino, ancora da qua si vedono le statue, no? Ecco, i Pioppi Cipressini con le statue in mezzo, dopo racconterò anche delle statue, che sono statue molto importanti, e che davano accesso al grande giardino. Una delle coltivazioni fatte qui nel giardino è stata la famosa Violetta di Udine, perché uno dei proprietari era una persona molto molto colta dal punto di vista botanico, e aveva importato tramite una sua cognata americana delle varietà di viole che sono state molto ben coltivate sia a Udine che qua, e quindi veramente non pomadine, robe molto importanti che andavano vendute poi in tutto il mondo, avevano dei brevetti, quindi erano cose anche una certa importanza anche commerciale. Sopra non possiamo andare perché è tutta una divisione di stanze, e ricordo ancora che sopra era praticamente nelle altre ville il terzo piano di solito viene usato dalla servitù, ma c'erano talmente tanti quadri dagli inventari, si sa che è così, che certo la servitù non ci abitava, quindi il terzo piano era un museo privato, era un museo privato. Si racconta appunto di 140 miniature, ma solo parlavo delle miniature. Poi c'era una raccolta enorme di spade, una raccolta enorme di pistole, degli schioppi, dicevano, fucili, eccetera, quindi veramente cose molto importanti, libri, eccetera, eccetera. Andiamo giù, vi raccomando di stare attenti. Thank you.